Oggi cogliamo l'occasione di rispondere a Mauro. Mauro è un sessantenne romano, il quale fa molto sport, ma purtroppo la sua situazione clinica si è aggravata perché la caviglia non gli impedisce più di avere una vita normale. Che cosa è successo a questa caviglia? Lui ha avuto un incidente alcuni anni fa, si è fratturato il malleolo, questo malleolo è stato trascurato, non è stato curato adeguatamente, da lì è nata una lesione osteocondrale della caviglia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un danno sulla superficie dell'astragalo, cioè quell'osso che si trova immediatamente sotto la tibia e prima del calcagno. Praticamente l'osso che si interpone tra tibia e calcagno e che va a comporre la porzione posteriore del collo del piede. Quando si determina un danno sulla cartilagine di quest'osso, purtroppo la caviglia diventa irreversibilmente sofferente, per cui Mauro soffre di gonfiori, soffre di dolori, soffre di tutta una serie di patologie infiammatorie che ne limitano la funzionalità sportiva ma anche la vita di relazione. Che cosa dobbiamo prendere in considerazione in questo caso? Questo tipo di lesioni di cui abbiamo parlato e che forse in questo schema vediamo ancora meglio sono determinate o da un trauma o dall'artrosi. Nel caso di Mauro si tratta di un vecchio trauma mal curato, oppure si possono determinare in seguito a un processo artrosico che compare progressivamente nel tempo. Quando si determina una lesione della cartilagine dell'astragalo, cioè di questa zona dell'osso che si trova immediatamente sotto la tibia, è chiaro che compare infiammazione e dolore. Per cui se la lesione riguarda una porzione minima di cartilagine possiamo benissimo andare in artroscopia a vivificarla e a renderla più sana. Se la lesione è più ampia dobbiamo ricorrere a un trapianto di cellule mesenchimali, cioè dobbiamo andare a prelevare le cellule mesenchimali dall'addome del paziente e dobbiamo andarle a posizionare dove si crea la mancanza di cellule cartilaginee. Cioè nel punto in cui c'è una carenza importante di cellule dobbiamo andare a riempire questo gap con cellule mesenchimali e possibilmente chiuderlo con dell'acido ialuronico che tenga in loco le cellule trapiantate. Se poi la lesione è addirittura più ampia dobbiamo cominciare a parlare di protesi di caviglia, cioè dobbiamo andare a trattare la caviglia come si tratta il ginocchio e come si tratta l'anca, sostituendo la cartilagine con una superficie in titanio che permette nel giro di 40, 50, 60 giorni un recupero totale della funzionalità dell'articolazione. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.